Buonasera a tutte e tutti, benvenuti e benvenuti al sesto incontro del ciclo di formazione dedicato all'educazione civica di digitale a scuola e in biblioteca. Io sono Tommaso Paiano, insieme a me nel gruppo, come al solito, ci sono la professoressa Arianna Piermattei del Polo Scolastico 3. Valeria Patregnani, che è la responsabile del sistema bibliotecario, e Michele Tagliabracci alla cabina di regia che ci aiuta per svolgere al meglio dal punto di vista tecnico questo incontro. Quindi, come negli altri incontri, posso già dirvi da subito che una parte della lezione si svolge in una modalità che potrei definire lezione simulata, ecco, facciamo insieme un po' di qualche esercizio di collaborativo che simulando appunto quello che potremmo fare con i nostri allievi, con i nostri utenti nei nostri posti di lavoro. Però è molto spazio oggi dovrò dedicare naturalmente alla dimostrazione. Sotto forma quasi di tutorial di cosa si può fare online e naturalmente anche un po' di spazio alla riflessione, ecco, cercando sempre di mettere sotto la lente di ingrandimento alcune cose che succedono nell'aula digitale, alcune cose che succedono nell'aula digitale qualora si approntino temi come quello di oggi, appunto. Il tema di oggi è la scrittura collaborativa online, in particolare attraverso l'uso delle piattaforme open source, Wikimedia. E quindi sostanzialmente poi, come vedrete, ci soffermeremo in particolare su Wikipedia, come funziona Wikipedia. Allora, è molto ampio il tema naturalmente dei contenuti digitali, dei software open source, delle piattaforme collaborative, è un tema enorme, gigantesco, che quindi non si può risolvere in un pomeriggio di un incontro di 2 ore. Quello che faccio oggi io con voi sono dei passaggi così di base, propedeutici, che ci servono vedere che cosa, per affacciarci in qualche modo, ecco, su questo mondo digitale. È molto probabile che tanti di voi siano già, come dire, navigati, ecco, letteralmente, stando su internet, sono già navigati e quindi alcune cose le conoscono. Quello che sicuramente mi interessa sottolineare è quello che possiamo, come dire, considerare come elemento caratterizzante questo corso. È che questo sesto incontro dedicato alla produzione di contenuti digitali si inserisce in maniera coerente nel percorso già svolto fino ad ora, dove negli incontri precedenti abbiamo visto volta per volta degli strumenti, delle metodologie, delle caratteristiche del mondo digitale. Che possiamo in maniera trasversale declinare nel nostro posto di lavoro, no? E quello di oggi è un approdo possibile, un approdo, come dire, un porto franco nel quale noi possiamo approdare e da lì ripartire per navigare la rete, per abitare la rete in maniera consapevole, in maniera soprattutto produttiva, tenendo conto di principi, anche di civili, ecco, civici, di principi civici veramente forti, per cui, niente, io adesso tra un po' naturalmente vi proporrò, come al solito, di fare un po' di brainstorming intorno a una parola chiave che ritengo indispensabile per poter poi innestare le cose che vi farò vedere, soprattutto nella seconda parte poi dell'incontro. Dunque, io a questo punto
Partirei con una slide. Vado in condivisione. In condivisione. Allora, la cartella del corso Sofia dentro Drive, ormai avete imparato a riconoscerla, si sta veramente arricchendo di un sacco di materiali. Il file Google Documenti 06, vedete, è dedicato all'incontro di oggi. È naturalmente destinato, in questo caso, a noi operatori dei settori scolastici o bibliotecari. Si inserisce, come al solito, all'interno della cornice, abbiamo detto, dell'educazione civica. È un esempio veramente, come dire, strutturato di compito di realtà, possibile, potenziale da realizzare nelle scuole, nelle biblioteche. La metodologia, vedrete, è assolutamente collaborativa. Dopodiché, salto a pie pari e vado sul discorso della mappatura delle competenze. Ve lo dico prima, questo discorso, perché poi vedrete, ritroveremo di continuo i riferimenti a quelli che sono dei processi cognitivi, delle capacità e comunque delle conoscenze che sono assolutamente centrali nel lavoro di produzione di contenuti sulle piattaforme open source Wiki. In particolare, vedete, qua elencata nella tabella, nella tabella in blu, alcuni verbi che poi abbiamo ritrovato sempre volta per volta man mano che abbiamo fatto gli incontri. Io vi ho fatto vedere sempre il riepilogo delle competenze stimolate. E vedete qua, quando parliamo di contenuti, di produzione di contenuti digitali online, parliamo naturalmente di capacità di analizzare, sintetizzare, condividere, consultare, sapersi orientare, no? Anche semplice nei layout, nelle forme dell'informazione, saper cercare naturalmente, saper cercare in modalità semplice, in modalità avanzata, distinguere una fonte da un'altra, ancorché questa fonte si trovi online, in formato digitale, quindi dal punto di vista della codificazione, no? È comunque un file digitale, quindi un file che ha una struttura binaria di fatto, e in realtà poi internet e il web, nello specifico, ereditano i formati storici che abbiamo consolidato, delle fonti primarie, delle fonti secondarie e terziarie. Qualcuno ha l'audio acceso, gentilmente, se può spegnerlo. Quindi, una volta trovate queste fonti online, noi abbiamo bisogno sicuramente di valutarle, abbiamo bisogno di valutarle dal punto di vista della loro qualità, dal punto di vista dei diritti che queste fonti, dal punto di vista dei diritti che queste fonti producono, generano e in capo a chi appunto rimangono, restano, come dire, disponibili. L'ultimo incontro dell'altro giorno invece l'abbiamo dedicato al discorso della privacy, dell'identità, della reputazione online. Ecco, tutti questi aspetti sono centrali nella produzione di contenuti digitali sulle piattaforme Wiki, in particolare, come vedremo, anche e soprattutto su Wikipedia. A me interessa con questo incontro anche provare in qualche modo a mettere ad utilizzare lo spirito critico nella valutazione di questo strumento che troppo spesso viene fatto oggetto, come dire, di un atteggiamento pregiudiziale, è dovuto il più delle volte alla scarsa conoscenza, non solo del mondo wiki in particolare, ma forse poi addirittura proprio della filiera editoriale talvolta come funziona. Per cui ecco, Wikipedia, quando come contenuto digitale, come dire, è sempre continuamente fatto oggetto di giudizi approssimativi. E non c'è nulla naturalmente che non debba essere messo sotto, cioè come dire, non debba essere fatto oggetto di spirito critico, non c'è nulla, nessun tipo di informazione, fosse anche quella pubblicata dal maggiore esperto in qualsiasi materia del mondo,
Lo spirito critico va sempre utilizzato, naturalmente va utilizzato anche con Wikipedia, però quello che cercherò di mostrarvi oggi è che al di là degli aspetti critici, come dire, le fragilità che necessariamente ci sono, questo ambiente ha una forza, una potenza, come dire, dal punto di vista dello spirito collaborativo, della partecipazione, della produzione di contenuti in maniera consapevole, appunto, che sono, appunto, spero di riuscire in qualche modo a dimostrarvi che sono davvero, davvero interessanti e forse anche decisivi in certi contesti, di lavoro. Un'altra precisazione, non approfondirò il tema del software libero e del movimento dell'open access o dell'open source, che sono, come dire, anch'essi argomenti estremamente importanti, soprattutto nella scuola, negli istituti culturali. Wikipedia è solo una parte di questo ampio movimento. Come avete visto, noi in questi incontri, e cambio slide, cambio slide, riprendo una slide che vi ho fatto vedere anche negli incontri precedenti. Wikipedia è appunto è uno strumento che vedremo oggi, dopo averne utilizzati anche tanti altri, molti di questi che abbiamo utilizzati, a partire da Mentimeter fino alla piattaforma Google, sono tutti strumenti gestiti da aziende private, quindi con codice sostanzialmente chiuso. Alcuni invece di questi software che abbiamo utilizzato, tipo ad esempio LibreOffice o Voyant Tools, sono strumenti invece open source. Con questo voglio dirvi che naturalmente ho cercato di adottare in questo contesto, in quest'aula digitale, in questo percorso fatto insieme a tutti voi, insegnanti e bibliotecari, un approccio quanto più laico possibile, tentando anche un po' di semplificarci la vita e cominciare ad abitare con più consapevolezza l'ambiente digitale. Allora, a questo punto vi propongo da subito di fare un po' di brainstorming e quindi mi porto nella nostra cartella di lavoro. Qua dentro, come al solito, scusate, a differenza che le altre volte che ho sempre iniziato il brainstorming con Mentimeter, oggi preferisco, come dire, utilizzare direttamente Jamboard. Partiamo da Jamboard. Per fare brainstorming, appunto, ce ne sono tantissimi di strumenti. Io ve ne ho fatti vedere sempre un paio per darvi l'idea della varietà che c'è. Che c'è in questo contesto, nel contesto digitale. Oggi ne utilizziamo uno e ci accontentiamo di quello. Allora, ritorno, scusate, sul pulsante nuovo in alto a sinistra, invece di scegliere una di queste applicazioni che mi fa vedere in chiaro da subito, scelgo nel sottomenu Google Jamboard, creo e condividi, quindi come sapete ogni file che viene creato dentro Drive può sempre essere condiviso. In questo caso, vedete, si tratta di una lavagna bianca con a sinistra un set di strumenti che andremo ad utilizzare. Andremo ad utilizzare insieme, cercando di rispondere a questa domanda. Qualcuno ha condiviso? Qualcuno sta visualizzando il suo schermo? Scusate. Allora, che è successo? Allora, scusate, Michele, per cortesia, poi possiamo assicurarci che tutto fila liscio perché c'è stata qualche incursione che mi ha praticamente buttato fuori. Tom, io ti vedo dentro ancora. Ti Ok, vedo no, perché ho dentro visto lo e schermo, stai. vedevo lo schermo di un altro partecipante al corso, vedevo.
Non so No, se no, hai no, capito. probabilmente ha premuto un share screen mentre stavi prendendo anche tu e per un attimo ha sfarfallato, però adesso Ok, mi va bene. sembri. L'importante è che sia chiaro. Bene, va bene. Allora, il brainstorming di oggi lo facciamo a partire da questa domanda, eh. Quali caratteristiche deve avere un contenuto digitale di qualità, un contenuto digitale naturalmente all'altezza delle vostre esigenze, diciamo, didattiche e di servizio, eh? Allora, come fate a rispondere? Come al solito, voi sapete, potrei mandarvi sui vostri indirizzi email l'invito, quindi invitandovi in chiaro, ma io vi faccio entrare in modalità anonima anche per rispettare, come dire, un po' la vostra privacy, e quindi copio l'indirizzo nella barra qui in alto col tasto destro, lo copio e vengo nella chat dove incollo, se ci riesco, niente, devo interrompere la condivisione perché ho un'impostazione un po' storta oggi, eh? Allora, vediamo un po'. Allora, vi ho incollato l'indirizzo nella chat. Speriamo che questo file abbia, gli diamo un nome, lo chiamiamo contenuti digitali. Spero che voi possiate modificare, se no vado In come al solito, visualizzazione. sempre il solito problema. Grazie, grazie. Io adesso cambio subito i permessi di modifica sul file, eh? Quindi cambio i permessi, invece di visualizzatore metto editor. Bene. Quindi adesso dovreste invece riuscire a modificarlo, eh? Man mano che voi entrate, provate a dare una risposta a questa domanda. Quali caratteristiche deve avere un contenuto digitale? Per soddisfare i vostri bisogni personali, i vostri bisogni professionali, per essere ritenuto all'altezza di una comunicazione culturale di qualità. E provate anche a ragionare tecnicamente, sul contenuto digitale, cioè non solo in termini, come dire, di valoriali legati strettamente al contenuto, diciamo, semantico, anche dal punto di vista tecnico, un contenuto digitale, quindi anche nel suo proprio formato tecnico, eh. Mentre le vostre risposte arrivano, io provo ad organizzarle un minimo. Se fossi nella classe con i miei ragazzi, conoscendoli abbastanza, proverei già da subito anche a classificarle le risposte, dandomi naturalmente più tempo possibile. Questo tipo di esercizio, può richiedere anche una lezione intera, eh? Questo tipo di riflessione, anche sotto forma di brainstorming. Con voi, naturalmente, voi vi accontenterete di una decina di minuti, giusto per darci lo stimolo poi a ragionare e a seguire la presentazione, che farò. Per cui, ecco, vediamo un po' che caratteristiche deve avere un contenuto digitale. Verificato nel contenuto, chiaro nella forma, facilmente condivisibile, abbastanza sintetico per essere letto a schermo. Fruibilità, trasferibilità, pratico e veloce. Deve essere chiaro e tratto da un sito affidabile. Chiarezza, sintesi, affidabilità, ricerche adeguate. Ricordatevi che in alto al centro della pagina c'è sempre la possibilità di aggiungere delle lavagne, per cui quando lo spazio non ci basta più andiamo a rispondere nelle lavagne bianche che intanto vi ho aperto, eh. Così il brainstorming può proseguire senza sovrapporsi troppo e diventare illeggibile. Il testo non deve essere troppo denso proprio a livello tipografico. Semplicità di accesso, link interni, facile accessibilità, semplice da comprendere e manipolare, completo nei contenuti.
Scusa Tommaso, Prego. non stiamo visualizzando però la condivisione Ok, dello schermo. giusto, giusto. Grazie. È che ognuno in realtà vede tutto mentre io parlo, però è bene che io mandi in presentazione. Perfettamente ragione. Allora, vado qua sulla condivisione schermo. Ecco, adesso dovreste vedere anche il mio, cioè la mia presentazione. Mi raccomando, potete spostarvi anche nelle altre slide, nelle altre lavagne, così evitiamo di incollare tutto, cioè uno sopra l'altro e dopo, tra un po' non si capirà più niente. Qualcosa già comincio a spostarla io. Faccio la stessa cosa che farei con i ragazzi, dopo un po' quando comincia ad esserci troppo rumore. Prendo le cose e le sposto. Naturalmente io sono il regista, diciamo, di quest'aula, no? Dell'aula in cui sto insegnando, quindi dopo un po' i ragazzi si abituano ad avere un po' questi ruoli differenziati. Allora, vediamo un po' se ci sono altre risposte. Naturalmente le vostre risposte sono tutte pertinenti e rilevanti rispetto al tema, eh? Qua si tratta naturalmente adesso di cercare di individuare una molteplicità di aspetti che caratterizzano il contenuto digitale, e quindi poi cercare di fissarne un po', fissarle un po' queste caratteristiche e cercare anche di ritrovarle tutte le volte che si usano contenuti degli altri o si producono a nostra volta dei contenuti. Quindi vediamo un po', nell'altra pagina sono arrivate altre risposte, facile accessibilità, semplice da comprendere e manipolare, completo nei contenuti. Testo organizzato in paragrafi, corredato di immagini, fonti attendibili. Mi viene in mente, pensate al vostro manuale, ai manuali che adottate dentro la scuola, ad esempio. Oppure pensa, per i bibliotecari pensate alle risorse digitali che mettete a disposizione con i vostri servizi. Ebook, riviste, quotidiani. Bene, bene. Vediamo un po' se anche nelle altre slide c'è qualcosa di nuovo. Quali caratteristiche deve avere un contenuto digitale? Vediamo un po'. Link interni, questo avevo visto. Ovviamente deve avere un'attendibilità delle fonti assoluta. Sintesi testuale, equilibrio e non appeal visivo. Interessante questa risposta. Sintesi testuale, equilibrio e non appeal visivo. Non so se c'è. No, non mi sfugge forse c'è un errore ortografico, non appeal visivo. Se il collega che ha risposto avesse voglia di specificare meglio, perché è interessante capire l'equilibrio tra testo e Sofì. immagine. Mi interessa questo aspetto qua, mi interessa. L'equilibrio. No, di base, perché ho il doppio, un attimo, anche il Mac, aspetta, qui chiudo. Lascia la riunione. Mi si sente senza vocalizzo? Sì. E nulla, è la dicotomia che di base tutti i testi, anche da Novella 2000 fino a un giornale anche buono, hanno la sintesi testuale, ma di base è che l'appeal visivo sovrasta Ah, ok, l'equilibrio. in quel senso lì, sì. A me Okay. piace molto l'equilibrio quando Sì. vado, era semplicemente una necessità mia. Bene, bene, perfetto, perfetto. Assolutamente legittimo e direi sensato. Assolutamente. E vediamo un po'. Qua non ci sono altre risposte. Se ormai, come dire, mi pare che tutti abbiamo in qualche modo contribuito, siamo dentro lo spazio, siamo in 31. E
Vabbè, qua il file rimane aperto, rimane disponibile dentro la cartella, nel caso può essere richiamato da ognuno di noi. Allora, io provo a mettere ordine a questi punti di vista che abbiamo espresso, provo a metterle ordine proponendovi una sintesi delle caratteristiche dei contenuti digitali che è proposta da Gino Roncaglia nello specifico, Gino Roncaglia che nel 2018 ha pubblicato questo libro intitolato L'età della frammentazione, pubblicato dalla Terza, appunto in cui prende in esame naturalmente sia i contenuti digitali che gli ambienti di apprendimento, in particolare poi le biblioteche scolastiche. Allora, quando naturalmente affronta il tema dei contenuti digitali, lui elenca questi sono, diciamo, i punti che io ho sintetizzato, rielaborato, ecco, per renderli anche trasmissibili in questo contesto. Vedete, sono almeno 11 le caratteristiche che un contenuto digitale deve avere per essere di buona qualità, naturalmente. Vedete, quando si parla di natura, naturalmente si parla di multicodalità, no? Inteso come un contenuto digitale, evidentemente è anche abbastanza facile che sia testuale, sonoro e visivo, eh? E con magari appunto l'equilibrio richiesto da molti di noi proprio per evitare che sia sbilanciato. Quindi formato, interoperabilità, quando parliamo di interoperabilità, pensate, che ne so, Word di Microsoft, il documento che noi salviamo con l'estensione .doc non sempre è compatibile con il formato .odt, con l'estensione .odt di LibreOffice. Cioè, a volte può succedere che passando da un software all'altro perdiamo dell'informazione, no? Quindi l'interoperabilità è sicuramente una caratteristica importante, come l'organizzazione dei contenuti. Naturalmente l'ipertestualità nel web, come dire, è un valore fondante, cioè il web si basa sul concetto di ipertestualità, però naturalmente è evidente che noi abbiamo anche la possibilità di costruire del testo in maniera lineare anche su una pagina web, su una pagina HTML. Quindi l'interattività, pensate a Jamboard. Jamboard è un tipico esempio di software interattivo, in cui vedete noi sparsi in 10 regioni italiane. In questo momento ci colleghiamo anche in modalità anonima e interagiamo esprimendo i nostri punti di vista. Il grado di copertura curricolare dei contenuti digitali è importantissimo. Naturalmente, pensate a un manuale scolastico, appunto, che ha una copertura curricolare completa, che dovrebbe avere una copertura curricolare completa, invece un contenuto integrativo che potrebbe essere quello messo a disposizione dalla biblioteca scolastica, dall'editore, dal libraio, dall'autore, che naturalmente entra nella progettazione didattica, fa parte della progettazione didattica in maniera integrativa. Le modalità di produzione dei contenuti digitali sono fondamentali, perché un conto è un prodotto che ci arriva dopo una selezione editoriale, quindi da un editore che ha fatto un lavoro, come dire, accurato di perfezionamento dei contenuti. Un conto sono i materiali autoprodotti, che possono essere, evidentemente possono essere anche di ottima qualità, eh? Però teniamone conto naturalmente di questi aspetti nella modalità di produzione. I requisiti, si parla di requisiti tecnici, quindi hardware, software, no? Ci sono alcuni software che girano su alcuni dispositivi e su altri no, ad esempio. Quindi questi vanno sempre tenuti in considerazione, soprattutto naturalmente quando abbiamo a che fare con l'ottavo requisito, che è quello dell'accessibilità. Pensate appunto in un contesto in cui abbiamo bisogni educativi speciali, bisogni educativi diversi, appunto, che possono essere soddisfatti solamente, appunto, garantendo un accesso quanto più orizzontale e inclusivo possibile, no? La fruibilità naturalmente fa parte sempre, come dire, dei valori di comunicabilità, no? Di condivisione più ampia possibile. Pensate appunto ai software open source piuttosto che
che privati, che a pagamento, per cui ecco, se è un software a pagamento è chiaro che già ha una soglia all'ingresso, diciamo, ecco. E regime di copyright, naturalmente abbiamo dedicato a questo tema un laboratorio, adesso sarete diventati bravissimi a distinguere i diritti che possono avere alcuni contenuti piuttosto che altri. La forma di validazione. Naturalmente, qua ritorniamo sempre al discorso del processo di produzione dei documenti, dei contenuti. Ecco, voi pensate alla produzione di editoria scientifica, che deve essere assolutamente sottoposta alla revisione paritaria, deve essere sottoposta come dire, a una rilettura consapevole, esperta, per poter essere poi considerata valida dal punto di vista scientifico. Bene, Roncaglia ci offre questa panoramica, io penso che sia sufficiente anche cioè che sia sufficiente più che sufficiente per la lezione di oggi, perché tutti questi valori noi li andiamo a ritrovare negli esempi che tra un attimo comincerò a farvi. Allora, per darvi l'idea di un contenuto digitale che presenta tutte queste caratteristiche, poi più o meno di qualità, quello naturalmente è, come dire, tutto va sottoposto sempre allo spirito critico. Però ecco, io adesso l'esempio che vi faccio, appunto quello di Wikipedia, vedrete che li ritroveremo sostanzialmente tutti queste caratteristiche. Esco da questa slide. E a questo punto, ah no, ecco, guardate, sono qua, rimango qua. Abbiate pazienza, c'è un'abbondanza di slide. Allora, quando pensiamo a Wikipedia, noi siamo abituati naturalmente a pensarlo come il risultato, no, delle nostre ricerche su Google che sta sempre in cima. Magari ci chiediamo anche chissà perché sta in cima, per quale ragione, ecco. Mentre probabilmente meno conosciuti sono gli altri progetti fratelli di Wikipedia, che sono assolutamente importanti per Wikipedia stesso. Pensate ad esempio alle immagini. Wikipedia, abbiamo detto, è un'enciclopedia, no? È un'enciclopedia quindi testuale. Principalmente Wikipedia è un muro di testo, però quando apriamo una voce, spesso troviamo delle immagini a corredo del testo e le immagini sono prese, ad esempio, da quest'altro progetto che si chiama Wikimedia Commons e che è un repository enorme con milioni e milioni di file sonori, visivi, testuali, che poi vengono naturalmente, che vanno ad incorporarsi dentro Wikipedia. Quindi quando vedete un'immagine su Wikipedia, l'immagine è presa da quest'altro progetto, che è sempre un progetto open source. E probabilmente conoscete Wikisource come biblioteca, io ne ho parlato un po', vi ho fatto nella seconda lezione, nella carrellata di fonti buone, vi ho fatto vedere anche questa biblioteca digitale. È probabile che voi conosciate anche Wikivoyage, che è una guida turistica, aperta e libera. Forse conoscete Wikibooks, il Wikizionario vi sarà sicuramente capitato di consultarlo, perché spesso tra i risultati delle nostre ricerche compare. Forse conoscete anche OpenStreetMap, che è la mappa libera sostanzialmente, e che a differenza di Google Map, che è quella che noi utilizziamo più correntemente perché poi è integrata anche con i nostri dispositivi facilmente consultabile, spesso trascuriamo invece l'esistenza di altri progetti di mappatura del globo e mappatura dell'esistente che sono davvero straordinari e soprattutto liberi, cioè nel senso poi anche riutilizzabili gratuitamente senza alcun tipo di soglia all'ingresso. Utilizzabili da tutti. Allora, questa panoramica per parlarvi di che cosa? Poi? Per parlarvi di Wikipedia. Allora, abbiamo dedicato la prima lezione l'abbiamo dedicata alle fonti di consultazione, no? Alle fonti terziarie, abbiamo detto. L'enciclopedia è uno strumento che dà una panoramica, quando è fatta bene, dà una panoramica degli argomenti.
che sono, come dire, descritti negli aspetti più rilevanti, no? Quindi Wikipedia comincia questa avventura nel 2001, quindi quasi ormai 20 anni fa. Sin da subito nasce come progetto multilingue. Voi lo sapete, tanto vi sarà capitato di navigare a partire da una voce enciclopedica in italiano, vedere com'è fatta nelle altre lingue, no? E le lingue sono 300, quindi scritta una voce in italiano, se chi si prende la briga di scrivere una voce in italiano, potenzialmente questa può essere tradotta in almeno 300 lingue. E naturalmente Wikipedia è uno dei siti più consultati al mondo, proprio per queste caratteristiche e anche per altre, come vedremo. E se dovessimo, come dire, non per illuderci sull'importanza della quantità, per la quantità, ma per fare dei confronti come progetti culturali, diciamo, vedete, la Britannica in 200 anni ha prodotto 40.000 voci su Wikipedia in lingua inglese, ce ne sono, ormai dovrebbero essere anche superiori ai 6 milioni e 200.000, perché questo numero è di agosto. È uguale lo stesso discorso, immaginatevi un rapporto che può esserci in termini quantitativi tra la Treccani e Wikipedia. La Treccani ha 100 anni all'incirca, vedete, tra 5 anni compirà 100 anni. Naturalmente il testo, i materiali, le voci disponibili su Wikipedia sono enormemente più numerose di quelle della Treccani. Chi le scrive queste voci qua? Questo è un punto che spesso è un po', come dire, affrontato in maniera superficiale dalla maggior parte delle persone. Allora, certo, non c'è un comitato redazionale che scrive le voci, non c'è un comitato di esperti che gestisce e decide che cosa va pubblicato e che cosa non va pubblicato, se le cose sono giuste o sono sbagliate. Esiste una redazione, vedete, diffusa, chiamiamola così, una redazione fatta di migliaia di persone in tutto il mondo, che volontariamente, quindi senza essere pagati da nessuno, si prendono la briga di scrivere sui temi più svariati. Possono andare dal calcio all'agricoltura, ai dolci, alla gastronomia e a temi magari scolastici che ci interessano di più nell'ambito scolastico. Quindi la redazione Wikipedia non ha una redazione, non ha una redazione come siamo abituati ad immaginarcela, con un'equipe, con a capo qualcuno che stabilisce cosa poi devono fare gli altri. E, per dare, come dire, slancio a questo progetto nato nel 2001, nel 2003 è stata, come dire, creata una fondazione che serve per gestire le macchine sostanzialmente. Serve per gestire l'aspetto tecnico, non contenutistico di Wikipedia. Quindi la Wikimedia Foundation, che ha poi anche un capitolo in Italia, inaugurato nel 2005, quindi 15 anni fa. Cosa fa Wikimedia Italia? Si preoccupa naturalmente di promuovere l'uso di Wikipedia, ma non decide nulla, insomma, su quali devono essere i contenuti che vanno affrontati. Allora, i progetti fratelli, li abbiamo già visto qualcuno, ve l'ho fatto vedere anche prima. Quali sono le regole di Wikipedia? Com'è possibile che questo progetto libero, cioè di fatto, progetto sul quale non trovate mai una riga di pubblicità, non costa nulla, dove tutti possono scrivere, ma proprio tutti, dai grandi ai piccini, non c'è proprio nessun tipo di filtro nella manipolazione di questo contenuto, com'è possibile appunto che riesca a restare in piedi? Le regole sono cinque, e i wikipediani normalmente li chiamano pilastri. I pilastri sono questi cinque che trovate elencati sulla destra. Allora, Wikipedia è un'enciclopedia. Wikipedia ha un punto di vista neutrale, Wikipedia è libera, Wikipedia ha un codice di condotta e Wikipedia paradossalmente non ha regole fisse. Allora, io adesso rapidamente vi do qualche spunto su tutti e cinque i pilastri. Allora, quando diciamo che Wikipedia è un'enciclopedia, per capirci al volo, noi sappiamo
ormai che enciclopedie e dizionari sono strumenti di consultazione, sono fonti terziarie di terzo livello. Allora, su Wikipedia ci sono evidentemente voci enciclopediche. Se tu hai bisogno di scrivere una poesia, hai bisogno di scrivere un articolo di storia, hai bisogno di scrivere un romanzo o fare un blog dove discuti con i tuoi amici, hai su internet tantissimi altri spazi in cui condurre quell'attività lì. Se invece ti interessa scrivere delle voci enciclopediche, puoi andare, non sei obbligato, non è l'unica enciclopedia esistente digitale. Wikipedia forse è la più conosciuta, però ecco, Wikipedia, tenete conto che è un'enciclopedia, non è un social, non è un sito di poesie, né di romanzi, né di materie scientifiche di alcun tipo. Bene, chiarito questo, qual è, come dire, il presupposto dell'enciclopedicità? Come facciamo a stabilire se il valore di queste voci enciclopediche? Allora, Wikipedia ha scelto sin dall'origine come elemento di qualificazione la citazione. Cioè, quando una voce è fatta bene, voi trovate sempre in basso o il paragrafo dedicato alle note e il paragrafo dedicato alla bibliografia. All'interno di queste sezioni della voce sono indicate le fonti che cioè il redattore, colui, il volontario, il ragazzo, l'adulto, l'esperto di ingegneria nucleare piuttosto che l'appassionato amatoriale di sagre di paese. Allora, quali fonti ha consultato per poter scrivere quella voce? Ecco, l'enciclopedicità di Wikipedia viene basata, ruota intorno a questo presupposto, la citazione della fonte che hai utilizzato per leggerla, analizzarla, sintetizzarla, quindi riscriverla, no? Cambiando naturalmente le parole che hai trovato sulla fonte originaria. Bene, quindi tutte le volte che voi non trovate un supporto bibliografico davvero solido, vi capita spesso di trovare questo banner in alto che dice: attenzione, questa voce o sezione, in questo caso una canzone, in questo caso una canzone, vedete, della musica folk, non cita le fonti necessarie. Quindi se qualcuno, naturalmente, queste fonti può andare ad indicarle, può tranquillamente farlo, come vedremo poi tra un po'. Quindi, riepilogando rispetto al discorso dell'attendibilità, come dire, no? Dell'enciclopedicità, del valore, della qualità di Wikipedia, che poi tra l'altro nel brainstorming che abbiamo fatto come dire, è stata una delle caratteristiche del contenuto digitale che molti di voi hanno messo proprio in primo piano, no? Come assolutamente importante. Vedete, a differenza che altri prodotti editoriali, della cultura nella quale noi siamo immersi, che spesso è, come dire, concentrata sul valore dell'autorevolezza, Wikipedia sceglie un altro valore come punto, come fulcro, come punto fondante, come pilastro, che è quello della verificabilità del contenuto. Perché appunto quello che ha scritto la voce, se l'ha fatto bene il lavoro, non mette solamente il contenuto, ma poi alla fine indica appunto le fonti che ha consultato. E questo è il presupposto di Wikipedia. Allora, sul concetto di enciclopedicità, rilevanza, autorevolezza, eccetera, naturalmente si può discutere giorni, giorni, mesi, anni, non siamo i primi a discuterne e sicuramente continueremo a farlo, anzi sperabilmente continueremo a farlo sempre nella maniera più critica possibile. Non mi soffermo più tanto, su questo. Vado invece a farvi vedere il secondo pilastro di Wikipedia, che è il tentativo di fare di ogni voce enciclopedica un prodotto che adotta un punto di vista quanto più neutrale possibile. Cioè, una voce enciclopedica fatta bene, se è fatta bene, dà conto di tutti gli aspetti rilevanti del tema e naturalmente, come dire, non è che deve essere schierata da una parte o dall'altra, cioè su un determinato argomento i punti di vista
al di là adesso delle divergenze e dei conflitti, ci sono temi che evidentemente sono oggetto di conflitto non solo su Wikipedia, nella società, nell'insieme, quindi lì è chiaro che sarà difficile riuscire a trovare un punto di vista neutrale. Su altri temi, sicuramente con una base di fonti, con una base scientifica più solida, è evidente che il punto di vista neutrale può essere anche, come dire, come traguardo, no? Come traguardo, come orizzonte, certamente perseguito. Poi salto a quest'altro pilastro che Wikipedia ha un codice di condotta. Allora, provate a fare un vandalismo su Wikipedia. Fare un vandalismo significa, siccome tutti possono modificarlo, allora uno dice, ah, allora ok, vado lì, clicco, modifico e poi dopo faccio un pasticcio e nessuno se ne accorge. Può anche succedere che per un po' di tempo, per qualche minuto, per qualche ora, nessuno ci faccia caso. Però c'è così tanta gente collegata che usa questo strumento che prima o poi il vandalismo che avete fatto salta fuori e soprattutto quando andate a toccare voci magari sensibili, questo, come dire, il blocco può avvenire anche immediatamente. Anche se voi non siete registrati, il vostro IP del vostro computer viene bloccato e quindi non avete più la possibilità di fare modifiche sull'enciclopedia. Questo per dire che cosa? Che a differenza dei social, degli ambienti dove siamo abituati un po' a vedere risse quotidiane di ogni tipo, dove si possono lanciare accuse, insulti e come dire, parole di ogni tipo, parole ostili di ogni tipo, ecco, su Wikipedia l'ambiente è molto, ma molto più severo. Cioè, nel senso, al primo errore che fai, cioè la prima parola storta che dici, vieni buttato fuori sostanzialmente. È quella un po' la politica di base. Quindi Wikipedia ha un codice di condotta e per questo motivo forse riesce anche a mantenersi come progetto libero usato da tutti. Wikipedia non ha regole fisse. Wikipedia non ha regole fisse perché appunto, a parte questi cinque pilastri, tutto il resto che voi trovate disponibile su Wikipedia, è il frutto di una discussione collettiva di migliaia, forse di milioni di persone in questi ultimi 20 anni, in tutto il mondo. In tutto il mondo dove Wikipedia naturalmente può girare. Ci sono paesi dove purtroppo Wikipedia non può essere utilizzata perché i governi ne impediscono l'uso. Uno tra tutti, uno degli ultimi, è la Turchia, per dire, ecco, che non è che sta su un altro pianeta, la Turchia sta qui a due passi, insomma, ecco, è un paese europeo, volendo vederlo dal punto di vista geografico. Quindi Wikipedia non ha regole fisse, appunto tutte possono essere discusse, quello che voi trovate è il frutto di una discussione collettiva. Vado all'ultimo pilastro, è quello, appunto, Wikipedia è libera. Voi avete capito che cosa significa libera sostanzialmente? Cioè, perlomeno adesso dovrebbe essere abbastanza facile per voi capire la differenza tra un contenuto protetto da copyright, quindi dove l'autore, il proprietario si riserva tutti i diritti morali e patrimoniali, e un contenuto invece come Wikipedia, dove invece gli autori, che possono essere appunto, che può essere chiunque, decidono liberamente di donare al mondo intero la loro produzione, il frutto della loro rielaborazione intellettuale. Quindi Wikipedia ha una licenza aperta. Vi ricordate Creative Commons Attribution Share Alike, che sta appunto per bene comune digitale, che deve, tutte le volte che lo utilizzi, sei tenuto, dovremmo insegnare ai nostri allievi, dovremmo insegnare ai nostri utenti a citare Wikipedia non in nome delle persone che eventualmente hanno scritto la voce, ma citare Wikipedia. E soprattutto consentire con i nostri prodotti, con il frutto della nostra rielaborazione, di fare altrettanto al resto del mondo. Quindi, i cinque pilastri. Allora, ci torno un attimo su perché mi rendo conto forse che può, per chi entra per la prima volta in questo mondo in maniera così articolata, potrebbe risultare anche un po' ostico e troppo denso di concetti. I concetti base, abbiamo detto, sono cinque. Wikipedia è un'enciclopedia, ha un punto di vista neutrale, è libera perché appunto non è soggetta al copyright, ha
un codice di condotta, quindi insomma, detto così in maniera un po' brutale, stai attento a come ti comporti, perché alla prima parola storta puoi essere, come dire, allontanato dalla comunità. Wikipedia non ha regole fisse, nel senso che tutto è discutibile, quindi avendoci voglia, avendoci la forza, naturalmente tutti gli argomenti possono essere discussi. Allora, come è organizzata? Come è organizzata dal punto di vista tecnico? Allora, dal punto di vista tecnico tenete in mente questi tre elementi di base. Allora, l'utente wikipediano. Voi potete anche modificare Wikipedia senza registrarvi, però è chiaro, se vi registrate, vi costruite la vostra reputazione, vi costruite, come dire, vi fate conoscere all'interno della comunità dei contributori e dopo un po', come dire, diventate anche dei punti di riferimento per i, no, per i, quelli, per i, gli ultimi arrivati, per quelli che vogliono saperne intorno ad argomenti magari sui quali voi siete esperti. Ripeto, non è obbligatorio registrarsi, però se ci si registra ci si costruisce una reputazione. L'altro elemento importante di Wikipedia, naturalmente oltre alle voci enciclopediche, sono i portali. Cosa sono i portali? Sono delle pagine che aggregano tutte le voci intorno a un determinato argomento. Io per semplicità, anche spesso siccome la faccio vedere spesso ai ragazzi, questa cosa, naturalmente faccio vedere il calcio, comunque temi che sono più popolari, più pop, ecco. Andate a dare un'occhiata al portale sul calcio, vi rendete conto di quanto è fatta bene, di quanta informazione di altissima qualità c'è su Wikipedia intorno al calcio, non solo nazionale, non solo italiano naturalmente, parliamo di calcio internazionale. Un altro elemento fondamentale di Wikipedia, oltre all'utente e ai portali, sono i progetti. So, i progetti cosa sono? Sono dei volontari, che decidono di occuparsi di calcio, piuttosto che di gastronomia, piuttosto che di un altro argomento che a voi, di cui magari a voi non interessa niente, però c'è sicuramente qualcuno interessato a quell'argomento lì. Ecco, si creano delle sottocomunità, appunto, che sviluppano dei progetti che vanno poi, come dire, a verificare che ci sia una copertura sufficientemente esaustiva del tema, eh? E quindi se una voce non c'è, sostanzialmente qualcuno la scrive. Bene. Allora, bar tematici e pagine di aiuto. Wikipedia ha 20 anni, voi potete immaginare che tipo di tutorial, di supporto, no? Per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzo ci può essere. Ci sono veramente risposte a un sacco di questioni. Hai un dubbio? Scrivi nello spazio dedicato alla discussione e in qualche secondo qualcuno ti risponderà sicuramente in maniera del tutto gratuita per dare, come dire, per darti una risposta a un dubbio, a un'incertezza, a una curiosità. Bene, io vi ho fatto così velocemente una carrellata di come è strutturata Wikipedia, eh? Ripeto, allora, ritorno di nuovo sui cinque pilastri, perché secondo me è estremamente importante questo aspetto qua. Allora, Wikipedia è un'enciclopedia. Ricordiamocela questa cosa qua. L'abbiamo capito che noi, per noi le enciclopedie ne abbiamo assolutamente bisogno. Possiamo evidentemente continuare ad utilizzare la Treccani, la De Agostini, tutte le enciclopedie che ci pare, ci mancherebbe altro. Quel tipo di strumenti editoriali sono degli strumenti secolari, esistono da secoli e quindi va benissimo continuare a utilizzarli. In aggiunta a quello, vogliamo dire, negli ultimi 20 anni, vedete, abbiamo a disposizione Wikipedia che è diventato un progetto talmente grande, come dire, presente nella nostra quotidianità, che vale la pena conoscerlo nella sua articolazione anche più a fondo e penso che avrebbe la pena insegnarlo anche a scuola. Cioè, a scuola non va bene dire ragazzi, non utilizzate Wikipedia, utilizzate un'altra fonte. Cioè, se serve come esercizio è un conto, se serve come pregiudizio stiamo praticamente lottando contro i mulini a vento o semplicemente stiamo facendo dei danni culturali, perché in realtà impediamo ai ragazzi di conoscere la loro enciclopedia. Noi, se fossimo nel Settecento, la nostra enciclopedia, presumibilmente, per la mia sicuramente, sarebbe l'enciclopedia degli illuministi. Per chi vive oggi, la sua enciclopedia penso che sia ragionevolmente Wikipedia, eh?
non può essere più l'Enciclopedia degli Illuministi del Settecento e forse neanche qualche altro prodotto editoriale che ormai per certi aspetti è restato indietro, insomma, non riesce più ad aggiornarsi. Quindi tenete conto di questi aspetti. Allora, fine della pubblicità a Wikipedia, non mi paga nessuno, da questo punto di vista sono volontario, nessuno è pagato per scrivere su Wikipedia, neanche per promuoverla, e vi faccio qualche esempio, inizio a farvi un esempio e poi dopo vi do qualche minuto di pausa. Oppure, se preferite, facciamo subito la pausa, però non più di 5 minuti perché dobbiamo chiudere un quarto d'ora prima oggi, un quarto d'ora, 10 minuti prima. Quindi vi chiederei gentilmente di, a questo punto, di rientrare massimo alle 16:05. Bene, riprendo e vi ricordo che l'incontro naturalmente è registrato. Io tutte le volte vi mando il link anche ai video già pubblicati, li trovate nell'email, quindi nel caso potete recuperare e approfondire andando a riguardare le videoregistrazioni. Allora, sono tornato di nuovo in presentazione sulla slide con l'elenco delle caratteristiche dei contenuti digitali. Vi ho introdotto a Wikipedia e già solo appunto con una piccola carrellata sulla sua storia, sulla sua struttura, noi ci possiamo rendere conto senza dubbio che ritroviamo dentro Wikipedia la sua natura multicodicale, quindi ci sono testi, ci sono immagini, ci sono anche molte, molte voci, ad esempio, che sono corredate anche di file audio. È sicuramente un formato interoperabile, un formato HTML che, come dire, si adatta poi a qualsiasi migrazione. L'organizzazione dei contenuti è sia lineare, perché le voci enciclopediche non sono lineari, ma sono evidentemente anche ipertestuali, è interattiva perché è interattiva proprio per definizione, ci possono scrivere davvero tutti, ci possono scrivere. La copertura curricolare è senza dubbio un contenuto, i suoi contenuti sono integrativi, La modalità di produzione, abbiamo detto, i prodotti, i contenuti digitali possono essere editoriali, oppure, come nel caso di Wikipedia, non c'è un comitato redazionale, non c'è un comitato editoriale, c'è una comunità mondiale che autoproduce dei contenuti. Quindi, in questo caso, la modalità di produzione è appunto è autoproduzione. I requisiti, appunto, sono: Wikipedia è disponibile su qualsiasi dispositivo, è fortemente accessibile, evidentemente inclusiva, perché appunto poi il testo può essere facilmente anche proprio trasferito su piattaforme diverse, ecco. E il copyright l'abbiamo visto, appunto, i diritti sono Creative Commons. E la forma di validazione, ecco, su questo naturalmente, come dire, questo può essere un oggetto molto interessante di discussione rispetto alla validità scientifica dei contenuti prodotti dalla comunità umana, dalle comunità che si occupano di produrre voci enciclopediche, rispetto invece alla validità dei contenuti prodotti da comitati editoriali che hanno una storia diversa. Questo naturalmente è un argomento di discussione, noi non abbiamo il tempo di entrare nel merito di queste questioni che sono epistemologiche, sono politiche, economiche, filosofiche, insomma, sono davvero di grandi dimensioni. Ecco, allora, quindi Wikipedia ha queste caratteristiche, ce le ha, diciamo, quasi, ce le ha quasi tutte, come dire, in maniera abbastanza trasparente e anche di qualità, se vogliamo. Adesso io vi faccio qualche esempio, vi faccio. Apro Google e scrivo Wikipedia. Scrivo Wikipedia, la prima pagina che mi viene in cima, naturalmente, su Google è Wikipedia, ma non scelgo la versione linguistica italiana, scelgo adesso di aprire il sito dove naturalmente ho la possibilità di scegliere la versione linguistica che più mi interessa. Vabbè, solo da qui adesso vado sulla versione linguistica italiana.
versione linguistica italiana, quindi i contributori non sono abitanti dell'Italia, che abitanti dell'Italia, potrebbero vivere anche in Australia, in Nuova Zelanda o in Sud America, purché sappiano l'italiano, appunto, possono sicuramente scrivere. Bene, quando arrivo su Wikipedia, vedete come qualsiasi enciclopedia, come qualsiasi strumento di consultazione, quindi ho qualsiasi opera di consultazione, vedete, c'è un indice, quindi sfoglia l'indice, posso consultarla sfogliando l'indice, posso consultarla sfogliando il sommario degli argomenti, vedete, delle discipline. Posso consultarla naturalmente sfogliando i portali tematici di cui vi ho parlato poco fa. I portali sono più o meno corrispondenti alle discipline a seconda. E, quindi questa è la pagina principale. A questo punto a me interessa cercare un argomento e cerco un argomento così di cui mi occupo. Campo di Fossoli. Molti di voi lo conosceranno, sanno che è il più grande campo di concentramento e di prigionia appunto della storia della Seconda Guerra Mondiale italiana, e quindi mi interessa leggere questa voce enciclopedica. La leggo, qualcuno evidentemente l'ha scritta, vedete, una voce enciclopedica fatta da un incipit, da una struttura, da un indice che mi consente di navigare in maniera ipertestuale all'interno del testo. Ho poi il corredo, vedete, di una finestra sulla destra che mi riassume un po' alcuni dati significativi del campo di concentramento. Poi vedete, ho un apparato di fotografie che sono a corredo naturalmente del testo e mi consentono di capire meglio, no? Di approfondire meglio naturalmente il contenuto testuale. Io la voce naturalmente la sfoglio, adesso la sfoglio velocemente, dopodiché arrivo su quello che abbiamo detto è il caposaldo di Wikipedia, la sua enciclopedicità. Come dire, viene basata sull'esistenza di questo apparato di note e di bibliografia. Allora, chi ha scritto questa voce enciclopedica, naturalmente, vedete, ha ritenuto necessario indicare alcune note per specificare meglio all'interno del testo la fonte, la provenienza della fonte, dopodiché ci indica una serie di testi che per chi volesse approfondire il campo di Fossoli, sono, come dire, utili come dire, per continuare ad imparare, no? Per migliorare la propria conoscenza su determinate tematiche. Allora, che cosa succede? Mentre leggo, magari mi accorgo che ci sono delle cose, dei refusi. Ci sono dei refusi. Adesso io ero andato prima alla ricerca di qualcuno, l'avevo trovato e che stando qua dentro la bibliografia, adesso dovrei sperare di trovarlo facilmente. Allora, vediamo un po', abbiate pazienza. Allora, arrivo, guardate, Paolo Paoletti, La strage di Fossoli, punto, Milano, due punti, Murcia 2004. Allora dico, guarda, ma questo punto e questi due punti, nello stile di citazione di questa voce, non sembrano pertinenti perché vedete, dopo il titolo ci va la virgola, dopo la città ci vanno non i due punti, la virgola, dico bene, posso migliorarla. Allora io adesso sono un perfetto anonimo perché non sono registrato su Wikipedia, scusate, tolgo la registrazione, non sono registrato su Wikipedia, vedete qua in alto c'è scritto accesso non effettuato, quindi torno giù alla mia citazione bibliografica che voglio sistemare, ok, se clicco così naturalmente non mi fa fare nulla. Torno un attimo un po' più in alto e trovo il link modifica. Clicco su modifica. Cosa fa Wikipedia? Mi avverte che non sono un utente registrato. Mi avvisa, siccome non sono un utente registrato, io posso comunque modificare, ma devo stare attento perché se dovessi fare dei vandalismi, comunque viene registrato il mio indirizzo IP. Cioè il computer, c'è cioè l'indirizzo con il quale questo computer si sta connettendo adesso a Wikipedia. Quindi io tengo conto naturalmente di questa cosa, dopodiché vado sulla mia voce, sulla mia citazione bibliografica, tolgo il punto dopo Fossoli, tolgo i due punti dopo Milano, metto la virgola, bene, salvo, salvo.
giustifico naturalmente la modifica che ho fatto. Per cui tutti quelli che sono interessati a questo momento, a questo argomento, in questo momento, nel momento in cui io faccio pubblica, ricevono un'email che li avvisa che qualcuno ha modificato, che qualcuno disconosciuto, in questo caso, ha modificato la voce enciclopedica sul campo di concentramento di fossoli, ok? Quindi non proprio un argomento, diciamo, così, di, leggero, ecco. Bene, che cosa succede? Se vado sulla, sulla pagina della cronologia della voce, qua in alto a destra, trovo l'elenco di tutti quelli che hanno fatto modifiche in questi anni, dal giorno in cui è stata creata questa voce fino ad oggi, compresa, vedete, la modifica che ho fatto alle 16:14, cioè un, qualche secondo fa, con questo numero. Bene. Insomma, io con questo cerco di farvi capire che se volete modificare qualche cosa su Wikipedia, potete farlo proprio liberamente, senza neanche dover lasciare, come dire, traccia del vostro nome e cognome, e potete farlo su qualsiasi argomento. Bene, se poi vi volete creare invece una reputazione, voi come professionisti, insomma, voi come insegnanti, come cittadini, se voi volete insegnarla ai vostri ragazzi potete insegnare anche che su Wikipedia ci si può registrare. Non è obbligatorio, ma ci si può registrare. Per registrarsi, qua in alto a destra trovate il pulsante Registrati, viene chiesto un nome utente, che può essere anche un nome finto, un nickname, nella migliore tradizione hacker, quindi mantenendo il più anonimato possibile, mettete una password, confermate la password, se volete mettete un indirizzo di posta elettronica nel quale ricevere le modifiche sulle vo- e le notifiche sulle voci che vengono modificate da altri. Dopodiché, vabbè, inserite un codice di controllo e avete creato la vostra utenza. Adesso io non vi faccio, non registro una nuova utenza, sarebbe sprecato. Entro con un'utenza che ho io. Clicco in alto qua a destra su Entra. Vedete, io ho un'utenza che si chiama WikiUbik, con una password. L'ho creata appunto proprio per fare delle dimostrazioni. Nel momento in cui clicco sul login, vedete WikiUbik ha una pagina utente, qua in alto a destra è comparsa anche una pagina delle prove. Che cos'è la pagina delle prove? La pagina delle prove è tipo in inglese sandbox, quindi scatola di sabbia, è proprio lo spazio dove io posso cominciare a costruire una voce, come dire, facendo la bozza, senza che questa sia visibile immediatamente a tutta la comunità, perché rimane comunque dentro il mio spazio, se qualcuno la vuole vedere, naturalmente la può vedere, cerca la mia utenza e vede che cosa sto combinando. Però di fatto, quando voi cercate su Wikipedia, le voci su Wikipedia, le cose scritte in brutta copia non compaiono mai. Bene, vedete, questa è la mia pagina di prova. Cosa faccio? Sulla mia pagina di prova vi voglio fare vedere quanto ci metto a creare la griglia di una voce enciclopedica. Allora, l'incipit lo scrivo incipit, scrivo bla bla bla, ok? Dopodiché scrivo il titolo di un paragrafo, descrizione, descrizione, poi scrivo storia, poi scrivo curiosità, come titolo di paragrafo, poi metto il paragrafo note e il paragrafo bibliografia, perché mi interessa appunto naturalmente che la mia voce sia quanto più uniformata possibile allo standard di Wikipedia. Voci correlate, spesso ci avete fatto caso alla disponibilità di voci correlate. A questo punto ho scritto i miei titoli dei paragrafetti, li seleziono come se fossi su Word, tolgo la funzione paragrafo e metto la funzione intestazione. Clicco su intestazione. Vedete, cambia il formato del testo, cambia la formattazione, pubblico. Vabbè, qua come motivazione metto che sto facendo una prova, perché sono sul mio spazio di prova. Vedete, ho creato in un secondo la struttura indicale della mia voce enciclopedica. Adesso non mi resta altro che riempirla di contenuti. Allora, dentro i contenuti, riclicco su modifica, se vado su descrizione posso scrivere qualsiasi cosa. Su storia posso scrivere qualsiasi cosa, su curiosità scriverò qualsiasi cosa, su note naturalmente devo imparare a devo imparare a citare le fonti. Questo è come funziona un po' su Word, eh? Si va sulla funzione
note e naturalmente vengono inseriti i numeretti. La bibliografia, quando voglio compilare la bibliografia, scrivo autore, titolo, città, editore ed anno. Io vi mando la sintassi naturalmente, potete scrivere Feltrinelli, quello che è. Dopodiché titolo lo faccio diventare corsivo, pubblico e ho pubblicato, vedete, una boccia, cioè adesso una brutta copia di una voce enciclopedica. Bene, voglio inserire un'immagine, clicco su modifica, vado sulla funzione inserisci, inserisci immagini e adesso se la rete mi aiuta cerco, che ne so, una foto di Fano. Cerco una foto di Fano, quindi scrivo nel motore di ricerca interno, vi ricordate Wikimedia Commons, no? Cerco la voce di una qualcosa che riguarda Fano, bene, trovo qua la chiesa di San Pietro in Valle, scrivo chiesa, inserisci. La foto della chiesa viene inserita, metto la motivazione che ho pubblicato una foto. Bene, vedete, ho praticamente fatto la griglia di una voce enciclopedica. Questo per dirvi che da un punto di vista tecnico può essere insegnata anche ai bambini, la scrittura su Wikipedia, perché è più facile, anche più facile di Word, perché non ha neanche tutta la marea di comandi che hanno i programmi di videoscrittura. Cioè Wikipedia ha solo i programmi e gli strumenti che servono per scrivere testo. Bene, adesso io vi ho fatto vedere un esempio di quanto ci metto a creare dal punto di vista della struttura una voce enciclopedica. Il problema è il contenuto. Per metterci del contenuto io ho bisogno di leggere delle fonti, capirle, quindi analizzarle, capirle, sintetizzarle, quindi riscriverle, rielaborarle, e quindi, come dire, pubblicarle. Una volta che l'ho pubblicata, poi nella sezione bibliografia devo elencare le fonti che ho letto, compreso e rielaborato. Cioè, sostanzialmente, quel processo, quei processi cognitivi che dal primo incontro che abbiamo fatto insieme io ho costantemente, come dire, messo al centro dell'attenzione, no? Lettura, comprensione, rielaborazione e in questo caso pubblicazione. Se pubblico una voce su Wikipedia, e diventa immediatamente un prodotto che entra nella disponibilità di tutto il mondo. Un po' come succede con i social, no? Un po' come succede con i social, quando pubblico qualcosa su Instagram diventa, come dire, entra nella disponibilità di miliardi di persone. Uguale, identico, se pubblico qualcosa su Wikipedia entra nella disponibilità di miliardi di persone, solo che questi contenuti devono essere dei contenuti ragionati. Devono essere dei contenuti ragionati supportati da fonti. Non è la stessa cosa che scrivere su un social, dove posso scrivere quello che mi pare senza indicare alcuna fonte. Bene, allora io vi ho fatto l'esempio adesso della modifica del contenuto sul campo di concentramento di fossoli senza registrarmi. Vi ho fatto vedere che se mi registro posso poi anche usare una pagina delle prove, quindi acquisisco dei superpoteri che mi consentono di esercitarmi un po'. A questo punto, per chiudere questo incontro di oggi, io vi faccio vedere degli esempi di lavori che hanno fatto i ragazzi delle scuole superiori e delle scuole medie e delle scuole anche elementari. Allora, parto da Fano. Chi non è di Fano mi scuserà per questa priorità che do alla città nella quale lavoro, ma evidentemente penso che sia, come dire, anche da parte mia almeno come dire, un dovere, visto che in questa città ci vivo e riesco a fare anche delle cose interessanti. Bene, vado su Google, perché voglio partire dall'oracolo. L'oracolo è quello che tutti utilizziamo in maniera pressoché spontanea ormai, senza neanche pensarci più di tanto. Bene, cerco su Google una pagina di progetto che si chiama Fano Loves Wiki. Cos'è Fano Loves Wiki? Fano Loves Wiki è un progetto di scrittura collettiva che il sistema bibliotecario ha promosso negli ultimi 4 anni, collaborando sia con associazioni della città sia con le scuole. Allora, questo progetto, tra le tante cose, oltre, come dire, ad aver organizzato delle gite fotografiche, eccetera, ha anche organizzato delle sessioni di scrittura di voci con i ragazzi delle scuole. Uno di questi progetti, qua ad esempio questo del 2017, si chiama Wikimemo va a scuola. Vado
sul progetto Wikimemo va a scuola, sulla pagina di progetto, vi ricordate, utente, portale, progetto, no? Abbiamo messo su un progetto di scrittura di voci enciclopediche riguardanti la storia e la cultura di Fano. Questi sono i ragazzi di un liceo, adesso non ricordo quale, che stanno a lezione, vedete, dentro la memo. Questi sono sempre gli stessi ragazzi, naturalmente, che usano i computer per scrivere, cioè hanno le fonti a portata di mano, perché naturalmente in biblioteca trovano le fonti, gli abbiamo dato i computer, leggono, rielaborano e pubblicano. Pubblicano che cosa? Pubblicano su argomenti tipo quello che vi faccio vedere ora. Hanno scritto la voce, per dire, sulla Biblioteca Federiciana. La Biblioteca Federiciana è una delle istituzioni culturali più importanti della città, evidentemente, no? Non fosse altro che per la storia centenaria che ha alle spalle. Hanno scritto voci enciclopediche sulle chiese della città. Non c'erano le voci enciclopediche sulle chiese della città. Quello che vedete qua, questo contenuto testuale e fotografico, è il prodotto del lavoro dei ragazzi. Non le abbiamo scritte noi queste cose, eh? No, le hanno scritte loro. Noi le abbiamo semplicemente guidati, cercando all'inizio di dargli le migliori strategie, come dire, di produzione, di comprensione e produzione di contenuti digitali migliori possibili. Non lo so, un'altra voce, le tombe malatestiane, sono un monumento medievale in cui sono coinvolti personaggi del livello di Matteo Nuti, Leon Battista Alberti, che sono i vertici dell'umanesimo mondiale. Come fai a dare una materia così incandescente in mano a dei ragazzi? Certo che glielo puoi dare in mano a dei ragazzi. Se tu gli metti le fonti, i ragazzi gli insegni a leggere, comprendere e rielaborare i contenuti, poi i ragazzi sono in grado anche di fare non solo fotografie, che quelle ormai sono diventati bravissimi a farle, ma sono in grado anche di produrre del testo che viene consultato di continuo. Se vado sulla pagina della cronologia di questa voce, nella sezione numero di visite, riesco a vedere il numero di visite che quotidianamente questa voce riceve. Ok? Naturalmente non è il Colosseo, non è che ci sono migliaia di consultazioni ogni giorno, no? Però voi capite che prima sulle tombe palatestiane, sul web, si trovava veramente poco, adesso si trova una voce enciclopedica fatta da ragazzi all'inizio, ma poi progressivamente migliorata da tanti altri contributori, anche perfettamente anonimi, che stanno su Wikipedia, che stanno su internet, che stanno sul web. Allora, questo è l'esempio di Fano. Se torno di nuovo sull'oracolo Google e cerco Fermo Loves Wiki, scusate se vi faccio vedere esempi marchigiani, ma questi li conosciamo bene. Fermo Loves Wiki è un altro progetto promosso questa volta dalla biblioteca della città in collaborazione con i licei e con le scuole del territorio. Cosa hanno fatto in questo caso i ragazzi? Vedete, hanno seguito dei corsi di formazione, hanno seguito innanzitutto, all'inizio, come dire, c'è stato qualcuno che gli ha insegnato a consultare le fonti, a rielaborarle come dire, in modalità wikipediana, per renderle enciclopediche. Bene, e le hanno pubblicate. Il lavoro più recente e straordinario che i ragazzi hanno fatto è stato, ad esempio, quello di aprire gli scaffali del gabinetto scientifico che possiede il liceo classico di Fermo, ma lo possiede anche quello di Senigallia, anche qui a Fano, il Battisti, penso che si chiami così, appunto, come dire, una strumentazione ereditata, no? Dalla storia, diciamo, della scuola. Ecco, hanno aperto questi scaffali in cui sono conservate tutte le strumentazioni scientifiche che utilizzavano nell'Ottocento. Vedete, le hanno impostate in maniera tale da poterle fotografare. Vedete, hanno consultato l'inventario, in questo caso l'inventario del 1861, quindi proprio Unità d'Italia, appena fresca fresca, appena fatta, apertura dei licei e subito, come dire, redazione di un inventario. I ragazzi praticamente hanno preso queste fonti storiche, sia fisiche che testuali, che quindi come fonti, diciamo, documentarie, e hanno fatto che cosa? Hanno creato un catalogo del gabinetto scientifico. Del gabinetto scientifico. Per cui vedete, per ogni strumento,
adesso, prima non c'era niente, nessuno sapeva che cosa c'era dentro il liceo classico di Fermo, dentro quegli scaffali, cioè a parte chi frequentava la scuola. Adesso tutto il mondo naturalmente accede alle fotografie di buona qualità, perché sono delle fotografie di buona qualità, che rendono comunque, come dire, no? Fanno onore a questa strumentazione. Vedete, per ogni attrezzo scientifico, loro sono stati tenuti a fare una ricerca sulla documentazione del tempo per capirne il nome, per trovarne il nome identificativo preciso dal punto di vista scientifico, ma anche per descriverlo nel funzionamento. Vedete, e qua ci sono decine, centinaia di strumenti. Una volta si facevano questi cataloghi fotografici, costavano l'ira di Dio, dopodiché li compravano 1.000 persone, se andava bene, tutto il resto non li avrebbe mai potuti consultare. Oggi, vedete, questa documentazione, queste risorse educative, questi contenuti digitali sono rilasciati con una licenza Creative Commons. Quindi se volete fare una slide anche per motivi commerciali, non solo educativi, voi potete scaricarvi questa fotografia e manipolarla liberamente, purché vi ricordiate di citare naturalmente la fonte, che è appunto Wikipedia, Wikimedia Commons. Bene, questo hanno fatto a Fermo. A Senigallia, a questo punto vi cito un altro progetto, a Senigallia il progetto si chiama, vabbè, in questo caso a Senigallia abbiamo poi, come dire, creato una cornice regionale direttamente, abbiamo dato vita, ecco, a partire da chi questa volta? Dall'Istituto Alberghiero, quindi non dal liceo classico, dal liceo scientifico, ma i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, quindi ragazzi che normalmente stanno dentro le cucine dalla mattina al pomeriggio, stavano adesso perché tutto un po' più complicato. Poi ogni tanto venivano portati nelle aule 3.0 a fare lezioni di storia, di informatica e tutto il resto. In quel caso lì loro sono stati invitati a scrivere delle voci enciclopediche sulla storia della gastronomia, sulla cultura gastronomica italiana e non solo. Allora, in questo caso il progetto, vedete, è stato svolto a Fano, Senigallia, una rete, Fano, Senigallia, Moglie, vedete, questi sono docenti dell'area di Moglie. Questi sono ragazzi di Castelplanio, che mi stanno, dei ragazzi di scuola media di Castelplanio, che mi stanno seguendo mentre gli spiego come funziona Wikipedia. Qui siamo ad Ancona, questi sono ragazzi del liceo, qui di Fano sono nella sala ipogea della Memo, questi sono ragazzi a Senigallia, al liceo Perticari, liceo classico, e questi sono i ragazzi del liceo classico di Fermo. Allora, tutti questi ragazzi hanno dato vita a una sessione di scrittura e produzione di contenuti digitali con quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, con quasi tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, su i temi più svariati. Ad Ancona si sono occupati di storia della città, a Fano i ragazzi hanno voluto dedicarsi alla musica, hanno voluto dedicarsi alla musica e a personaggi della città. A Fermo abbiamo già visto appunto il gabinetto scientifico. A Moglie, nella scuola media, quindi erano ragazzi di seconda media, hanno scritto su Carlo Urbani, che dovrebbe esservi un personaggio conosciuto, visto anche la situazione in cui ci troviamo, sulla storia della città, sulla storia delle chiese, sulle malattie, vedete, hanno scritto a voce enciclopedica sulla SARS. Attenzione, no, non su Wikipedia, adesso vi faccio vedere un sottoprogetto rapidamente. I ragazzi del Panzini, ad esempio, invece si sono occupati di scrivere le voci sull'Ocarrosto. L'Ocarrosto ha una storia, anche l'Ocarrosto, pensate un po', ci sono delle fonti storiche che testimoniano appunto di questa ricetta della gastronomia italiana, e i ragazzi hanno scritto su questo, come hanno scritto la voce su Uliassi, sul cuoco Uliassi. Vedete, la voce su Uliassi non c'era, l'hanno scritta loro. Adesso non è che hanno scritto 50 pagine di testo, però hanno dovuto sicuramente confrontarsi con un contenuto abbastanza impegnativo. I ragazzi invece di Senigallia e del Perticari si sono occupati di fare la traduzione di voci enciclopediche. Una delle tante che hanno tradotto è questa sulla famiglia Mastai, ad esempio. C'era la voce in italiano è questa qua. Loro l'hanno presa così com'era, l'hanno tradotta in inglese con il supporto della docente di lingue. Vedete, adesso nella versione inglese compare anche questa voce enciclopedica. Su un tema, il tema l'hanno scelto loro liberamente. Adesso
Ripeto, io rispetto a queste cose ho un atteggiamento più laico possibile perché appunto si tratta di capire le potenzialità dell'epoca, le potenzialità tecnologiche, le potenzialità che abbiamo a disposizione oggi che sono evidentemente, spesso sono sconosciute, spesso sono sconosciute. Quindi volevo farvi vedere invece i ragazzi delle scuole medie che cosa hanno fatto, prima vi dicevo la voce su Castelplanio, ad esempio. Non è su Wikipedia, ma è su Wikidia. Guardate qua in alto a sinistra, non c'è scritto Wikipedia, c'è scritto Wikidia. Cos'è Wikidia? Vado sulla pagina principale. Wikidia è l'enciclopedia libera dagli 8 ai 13 anni a cui chiunque può contribuire. Qua all'inizio, nella home page, trovate video che spiegano rapidamente come i bambini, come i ragazzi possono entrare a far parte di questa comunità anche in modalità del tutto anonima, quindi rispettando al massimo la loro privacy. Vedete, in questo momento su Wikidia non ci sono 1 milione di voci, ci sono 8.000 voci, è un progetto molto giovane in realtà. Però ecco, se voi cercate, che ne so, adesso mi viene in mente Ponzano di Fermo, che è un piccolo paese della provincia di Fermo, sul quale ho lavorato anche, vedete, questa è la voce sul comune di Ponzano di Fermo. L'hanno scritta dei ragazzi, l'hanno scritta dei ragazzi della scuola di Ponzano di Fermo. Le voci su Castelplanio, appunto, l'hanno scritte quei ragazzi che vi facevo vedere prima, che sono qua. La voce sulla civica raccolta d'arte del comune di Castelplanio l'hanno scritta dei ragazzini di 11 anni, 12 anni. La voce sulla SARS, sempre su Wikidia, vedete, l'hanno abbozzata dei ragazzini di 11-12 anni. Cosa hanno fatto? Hanno dovuto confrontarsi con un minimo di fonti che le prof gli mettevano a disposizione, dopodiché hanno rielaborato il testo e l'hanno pubblicato e messo a disposizione di tutto il mondo, sostanzialmente. Quindi io a questo punto vi fermerei perché penso di avervi dato fin troppe informazioni rispetto allo standard che mi piace adottare. Interrompo un attimo la condivisione e provo a rientrare in aula con voi. Eventualmente ci sono delle. Tra 10 minuti purtroppo ci dobbiamo lasciare. Prima di lasciarvi vorrei fare un piccolo riepilogo. Se ci sono delle domande a cui posso rispondere rapidamente, naturalmente sono qua disponibile, altrimenti vado a chiudere. Spero di non avervi tramortito, naturalmente, con tutta questa roba qua. Però il mondo digitale è fatto così, insomma, è pieno di sorprese. Allora, se non ci sono domande, ritorno in condivisione dello schermo. Ci sono invece domande, vediamo un po'. Prego. No, forse è solo Michele che si è connesso. Allora, sono ritornato in presentazione. Voglio riportarvi rapidamente sulla pagina, sulla scheda di progetto della lezione di oggi. Rapidamente. Allora, destinatari oggi siamo noi, ma i destinatari possono essere benissimo di queste cose che vi ho fatto vedere oggi, non in 2 ore. Questi sono processi che devono durare 10 ore, 20 ore, 30 ore. Sono unità solo con delle unità di apprendimento lunghe. Le famose 33 ore di educazione civica, se volete impiegarle produttivamente, potete anche impiegarle in questo modo. E tranquilli che c'è tutto, c'è dalla Costituzione alla sostenibilità, all'educazione, alla cittadinanza digitale. Praticamente i punti toccati sono tutti quelli che riguardano l'educazione civica, perché appunto, ripeto, dal punto di vista cognitivo degli apprendimenti, voi lavorate sull'analisi, la sintesi, la rielaborazione, sulla ricerca, sulla valutazione, sui diritto d'autore, il plagio, eccetera. Dal punto di vista poi dell'inquadramento scolastico, quindi delle raccomandazioni europee, c'è veramente i traguardi e obiettivi specifici di apprendimento, ce ne sono veramente a tonnellate, quindi trovate un sacco di riferimenti nelle indicazioni nazionali, come trovate anche tanti riferimenti nella legge appunto sull'educazione civica, giacché si tratta di analizzare, confrontare, valutare, rapportarsi con il mondo delle tecnologie in maniera quanto più costruttiva possibile. Quindi io questa scheda di progetto naturalmente la condivido con voi nella solita cartella. Ora, prima di lasciarvi,
faccio l'esercizio che di solito, cioè vado a farvi utilizzare Mentimeter per farvi fare non brainstorming, questa volta in chiusura naturalmente faccio un questionario di gradimento, vado sulle mie presentazioni, ormai Mentimeter avete imparato a riconoscerlo, sono sicuro, creo una nuova presentazione e la domanda è: ti è piaciuto questo argomento? Lo chiamo così. Creo la presentazione. Scelgo come modalità di raccolta delle vostre risposte la risposta multipla. Rifaccio la domanda. Ti è piaciuto questo non laboratorio, ma argomento? Metto i valori che sono per niente, poco, abbastanza. Aggiungo un altro campo, molto, e vado in presentazione. Allora, per rispondere a questo questionario, in chiusura della lezione, voi dovete aprire una scheda del browser, scrivere www.menti.com e utilizzare come codice 55 68 83 0 e rispondere naturalmente. Davvero, se vi è piaciuto, se pensate possa essere di qualche interesse, e in ogni caso io vi ricordo che questo strumento, Mentimeter, anche la modalità, no, online di chiedere sempre un riscontro sulla lezione, insomma, se i ragazzi sono stati contenti oppure no, se siete online, dovete fare didattica online, assicuratevi naturalmente di raccogliere sempre il loro punto di vista, in questa modalità, perché poi è l'unica, tra l'altro, che sia in qualche modo verificabile senza perdere troppo tempo. Ecco. Se foste in presenza, vedreste le loro facce, già vi rendereste conto se sono stati, come dire, contenti oppure no. Bene, bene, vedo che comunque scontenti non ce ne sono, scontenti del tutto non ce ne sono, quindi per il momento, quindi sono sicuramente come dire, contento anche per non avervi fatto perdere tempo. We love Wikipedia. Grande. Naturalmente, questo, ripeto, è solo l'inizio di un percorso su Wikipedia. Normalmente i percorsi durano ore, sono anche faticosi, sono impegnativi, però danno una soddisfazione incredibile. Danno una soddisfazione incredibile perché i ragazzi alla fine pubblicano delle cose che poi rimangono a disposizione di tutti. I ragazzi fanesi che hanno scritto le voci sui gruppi musicali ci hanno medie di consultazioni di 10.000 consultazioni al giorno, quindi sono lì spesso pronti ad aggiornare la pagina per renderla quanto più comunicativa possibile, no? Dal punto di vista enciclopedico. Va bene, io direi che va bene così, vi ringrazio naturalmente per la pazienza. Oggi siamo andati un po' più veloci del solito. Firme, allora rimando in chat il link al questionario, al registro. Naturalmente la lezione è registrata, quindi chi volesse rivederla può tranquillamente da domani, dopodomani, insomma, sarà già disponibile. Io ho una brevissima domanda, se Prego, posso. prego. Qualora si intenda utilizzare questo sistema di Wikipedia per far scrivere i ragazzi, la Sì. registrazione deve essere fatta, cioè qual è il suggerimento? La fa l'insegnante, la fa ciascun ragazzo?
come Ciascun me. ragazzo, ciascun Ciascun ragazzo. ragazzo deve essere registrato. Responsabilizzazione, ma sì, no, cioè nel senso che tanto non chiede data di nascita, non chiede dati sensibili Wikipedia. Wikipedia chiede solamente un nickname e una password, giusto per, come dire, poi sta a te essere responsabile dentro. Penso di averlo detto chiaramente, alla prima sciocchezza che si fa si viene buttati fuori, grosso modo. Quindi è chiaro che tocca fare prima un lavoro davvero di consapevolezza con i ragazzi. Cioè non esporli naturalmente al rischio di andare online su Wikipedia, magari pubblicano, mi è successo con dei ragazzi, e lo posso dire con dei ragazzi di Fano, che hanno fatto, come dire, hanno provato a fare un po' i vandali, no? A fare i birichini, subito gli sono arrivate segnalazioni del tipo alla prossima parola storta vieni bloccato, cioè viene bloccato l'IP del computer, no? Che se stai dentro la memo, blocchi l'IP di tutta la memo. Cioè, capisci, Capito. diventa una responsabilità grossa, per cui non deve farsi carico l'insegnante, naturalmente, di questa responsabilità. Ho capito, grazie. Prego. Benissimo, io vi ringrazio davvero per la partecipazione. Non mancate giovedì, perché ci sarà la professoressa Arianna Piermattei, che quindi, come dire, la lezione la svolgerà a partire dal punto di vista dell'insegnante. Io vi ringrazio tutti quanti, alla prossima.